Gozzano a forza 9, nono risultato utile consecutivo in questa serie, sono 6 le vittorie della squadra di Gardano che piega con pieno merito il Chieri 2-0 allo stadio d'Albertas, prestazione molto molto convincente dei ragazzi del presidente Fabrizio Leonardi. In cronaca, per primo si fa vivo il Chieri dopo 30 secondi con il tiro di Diglio che approfitta di un errore di Lenoci, respinge di pugno Gilli. Al quindicesimo, alla prima sortita, passa il Gozzano, lancio lungo di Mastrilli, perfetta sponda di Testardi, Aperi al volo di giustezza con un tocco vellutato sul secondo palo, fa 1-0. Al diciannovesimo, punizione di Diglio, brividi per i tifosi rossoblù. Al ventisettesimo, clamoroso errore in disimpegno di Guglie, ne approfitta Aperi che timbra il cartellino per la personale doppietta e per il 2-0 del Gozzano. Al 42esimo, doppio intervento di Gilli su Anastasia con il balzo che nega il gol. Al 44esimo, angolo di Messias, cacciatore di testa, palla fuori di un soffio. Nella ripresa, al 14esimo, sfiora il tris Testardi con un perentorio stacco di testa. Al 23esimo, altro match point per il numero 9 di casa che lanciato si presenta tutto solo davanti al portiere della Chieri, però lo centra. Al 27esimo episodio da Moviola, gol annullato a Benedetto sugli sviluppi di un calcio d'angolo per una presunta carica su Gilli. Al 40esimo Gilli ha un gran riflesso sul colpo di testa di Messias, l'unico a salvarsi tra le fila della Chieri. Al 45esimo incredibile errore di Testardi in contropiede che non concretizza un cioccolatino di Lunardon e si divora il gol da 3-0.